La macchina aveva una targa italiana, ma il proprietario non è mai stato trovato. Il nome si conosce però. Già, un certo dottor Pinaldi, residente vicino a Portofino. Il dottor Pinaldi è venuto in Germania per un viaggio di piacere e ancora non è rientrato in Italia. Da quanto tempo manca? Da 3 mesi. L'ultima cartolina l'ha spedita da un motel di Murnau. E cosa c'è laggiù? Altmühle, Neuried, Gutresbeck. Tutti piccoli paesi. Ne vuole una presa? No, la ringrazio. Non sai cosa ti perdi. Le è capitato di servire un italiano? Circa 3 mesi fa. Un italiano? Sì, un uomo anziano. Più di 60 e meno di 80. Aveva una macchina con targa italiana, appunto. Un italiano? Qui da noi. No, non si è mai visto qui. Harry, lo porti via tu? Sì. Dove? Dove vuole che si porti un cavallo? Ah, capisco. Su, Harry, su. È il suo cavallo. Oh, sì, anch'io mi chiamo Harry. Davvero? Ne vuole una presa a capo? Non l'ho mai provato, no, una volta dovrebbe provarla. Già, e perché no? Io volevo solo mostrarle questa foto. Me l'ha già mostrata l'altra volta. Sì, ma lei mi ha detto che non conosceva quest'uomo. E invece scopro che avete passato un anno nella stessa cella. Scusatemi, desideravo parlarvi, perché voi parlate italiano? Abbastanza. Ecco, io... Io ho conosciuto vostra madre. Mia madre? Sì. Aspetti, vengo fuori. In quel momento lo vidi salire in macchina e partire a grande velocità. E non ho più potuto vederlo. Lo conosco bene. Oh, brava. È venuto spesso da noi. Ha guardato bene il ritratto di mia moglie? Sì. Il pittore è molto bravo, ma mia moglie era ancora più bella. Faceva ciò che voleva. Sempre e con chiunque. Allora, durante una crociera sul mio yacht, al largo del golfo di Portofino, venne quel momento che può cambiare la vita di un uomo. La vidi cadere in mare e fu veramente una disgrazia. A questo punto voltai la barca verso di lei e non so se per un errore di manovra o per un impulso del subcosciente la investii in pieno, o meglio credetti di averla investita. Lei invece si era immersa sott'acqua e aveva evitato l'urto. Le gettai allora un gommone più per istinto marinaro che per salvarla, e quando la rividi in salvo, accesi i motori e la investii con furia ormai incontrollabile. Thank you.
dottor Pinaldi. Tutte le mie condoglianze. Già al mio ritorno io avevo denunciato ufficialmente la scomparsa di mia moglie. E avevo fatto mettere a verbale che io stavo dormendo in cabina, mentre mia moglie era al timone. E che per qualche ignoto incidente lei doveva essere caduta in mare. E il suo passaporto? Non ebbero dubbi sulla mia deposizione. Ma il dottor Pinaldi mi aspettava fuori della stazione dei carabinieri. La sua espressione era quella di un vecchio amico. Mi disse che adesso potevo considerarmi un uomo libero e si offerse di accompagnarmi per un tratto di strada. Il suo scopo era quello di farmi sapere che le ferite da lui riscontrate sul corpo di mia moglie avrebbero potuto insospettire la polizia e che per questo, nel verbale dell'autopsia da lui eseguita, aveva attribuite le ferite al fatto che il cadavere era stato trascinato dalle correnti sui numerosi scogli che si trovavano in prossimità della costa ligure. Naturalmente, come medico poteva sempre chiedere l'apertura di un'inchiesta e la ripetizione dell'autopsia, ma si rendeva conto che la cosa sarebbe stata molto grave per me. Non mi fu difficile capire dove voleva arrivare e lo tacitai con una grossa somma, molto grossa. Non si preoccupi, so benissimo che lei non vuole seccature e desidera solamente tornare a casa sua. Non è così? 5 anni dopo me lo rividi davanti in casa mia, qui in Germania. L'uomo era ridotto all'ombra di se stesso. Non riusciva nemmeno ad alzarsi in piedi. Voleva altro denaro, naturalmente, come sempre in questi casi. Al contrario. Lei non ci crederà. Ma era venuto per restituirmi tutta la somma che gli avevo dato quella volta. Mi disse, infatti, che era gravemente ammalato e che aveva ormai vita molto breve. Per questo aveva confessato il suo peccato a un sacerdote, il quale gli aveva detto di fare in modo che l'assassino si costituisse alla polizia per una giusta espiazione. Voleva, cioè, che io gli restituissi la pace dell'anima. E lei? Come ha reagito a quella sconvolgente preghiera? Mi sono rivolto subito a Kremp. Kremp era l'unica persona al mondo con la quale potevo confidarmi. In guerra è stato sempre il mio attendente. Io ero colonnello al comando di Stato Maggiore. Non mi ha mai abbandonato fino all'ultimo giorno. Cosa ha preteso da lei, Kremp? Mi ha detto... Questo dottore... può mandarci tutti in galera, il colonnello per primo. Io non sapevo perché, ma non potevo fare domande. E senza fare domande ha eseguito l'ordine di ammazzare il dottore. Poi, naturalmente, bisognava far scomparire la macchina. E a questo avrebbe pensato Seaburg. Come mai era qui? Senza alcun motivo. Era venuto a trovarmi e io gli dissi subito: fammi sparire questa macchina, portala a Monaco. Lascialo dove ti pare, purché sia lontano da qui. E Seaburg ha avuto la sfortuna di incappare in un controllo. Già. Conosceva la storia di quella macchina? No. Un giorno mi arriva un suo messaggio dal carcere preventivo. Domani mattina ci sarà il processo. E se non potrò difendermi, altrimenti dovrò raccontare come ho avuto la macchina. Non l'hai trovato? Neanche l'ombra. Maledizione. Allora col messaggio è andato di corsa a trovare Kremp. Certo. E lui mi ha detto... va bene, tiriamolo fuori. La pistola... fu Kremp che gliela passò. E fuori chi l'aspettava? Hai paura solo adesso? E fuori chi l'aspettava in macchina? Chi è stato a compiere quell'assurdo delitto di ammazzare Seaburg? Kremp, non è vero? Appunto. Sono stato io. E perché? A che cosa serviva quest'altro omicidio? Un uomo come Seaburg non poteva rappresentare un pericolo per lei. Era un disgraziato. Era un individuo asociale. È una vera minaccia per il colonnello. Se avesse parlato di quella macchina, lo avrebbe rovinato.
Il colonnello chi lo avrebbe protetto? Purtroppo, io non posso più farlo ormai. Sono a sua disposizione. Mi faccia un favore. Si metta pure sul riposo. Vuole una presa?